affrontando una delle peggiori partite della stagione, le squadre sono equivalute nel primo tempo, buona. Ok, non stavi registrando. Possiamo andare? Vai. Tuo di pioggia e serataccia per un Napoli inconcludente che si fa battere da un Parma solido e cinico, disputando una delle peggiori partite della stagione. Le squadre si sono equivalute, nel primo tempo buona l'applicazione del Napoli, non sempre la concentrazione, visti numerosi passaggi sbagliati, non solo a causa del terreno scivoloso. Per gli azzurri opportunità con Higuaín, chiuso a posto Mirante, e con Insigne, tiro a giro che non si chiude e termina sul fondo. Parma vicinissimo al gol, soprattutto con Sansone che ha fallito una sorta di rigore in movimento. La svolta a favore degli emiliani nella ripresa, quando a confermare che per gli azzurri non è la giornata giusta, Amsic entra in campo e dopo pochi minuti si infortuna. Napoli che marca una netta ma inutile supremazia territoriale, dalla quale nemmeno scaturiscono vere occasioni. A Higuaín viene annullato un gol in fuorigioco, la rete valida e decisiva è invece quella di Cassano, cui Britos regala ingenuamente un varco per tirare, che ad uno come Antonio non si può concedere mai. Suo diagonale vale i 3 punti. Per Napoli, Stadio San Paolo, con l'assistenza tecnica di Giulio Falchini, linea allo studio.